Che cos'è il bending sull'armonica diatonica? È una tecnica che serve per alterare le note esistenti in aspirato o in soffiato e permette di ottenere semitoni e toni e comunque quelle note mancanti normalmente sull'armonica diatonica. Quindi per completare in tutte le tre ottave della nostra armonica una scala. La scala più semplice è la scala diatonica, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Con l'armonica in Do troviamo, senza alcun bending, dal quarto al settimo foro, nell'ottava centrale troviamo queste note. Cosa diversa invece nella prima ottava e anche nella terza ottava, dove per poter intonare correttamente tutte le note della scala, tutte le sette note, in alcuni fori siamo obbligati a imparare la tecnica del bending. In particolare nella prima ottava, per ottenere un Fa, dobbiamo alterare la nota che troviamo aspirando nel secondo foro di due semitoni. Così, sempre nella prima ottava, per ottenere il La che ci serve, dobbiamo alterare di due semitoni il terzo foro aspirato. Così, nella terza ottava, per ottenere il Si, dobbiamo alterare di un semitono la nota soffiata sul decimo foro. In pratica, come funziona? Il meccanismo del bending innesca una risonanza sul foro, per cui l'ancia, che solitamente vibra aspirando, ferma la sua vibrazione, o comunque rallenta la sua vibrazione, e si innesca quella superiore, che solitamente vibra soffiando. Quindi, ad esempio, se io aspiro sul secondo foro, che è un Sol, ok, vibra l'ancia inferiore. Quando ottengo il Fa, quindi passo dal Fa, Sol, Sol bemolle, Fa, l'ancia, che solitamente vibra in aspirato, quella sul vibrato inferiore, rallenterà fino a quando si fermerà del tutto e suonerà poi quella superiore, che solitamente vibra soffiando. Mi piacerebbe parlare o dare qualche consiglio a chi ancora non ha ottenuto il primo bending. Io personalmente inizialmente ho provato con dei vocalizzi, sia aspirando che soffiando. Vocalizzi che aiutano almeno nel momento iniziale per sentire questa piegatura dell'ancia. E andando avanti il consiglio è quello di avvalersi di un accordatore elettronico e comunque intonare perfettamente le note fino a quando il nostro orecchio si abituerà a quell'altezza di suono. E un altro consiglio è quello di iniziare a memorizzare quelle che sono i bending ottenibili su ogni foro, sia soffiato che aspirato. Altrimenti il rischio è quello un attimino di forzare la meccanica, il rischio è di non trovare la nota che cerchiamo e avere delle difficoltà esecutive. Il vocalizzo che io utilizzo è IU. Certo, la cosa farà un po' ridere, però effettivamente vocalizzando sia in aspirato che soffiando queste vocali, la lingua si ritrae all'interno della bocca e crea un vortice d'aria particolare che permette questo meccanismo. In fase iniziale si può avere l'impressione di forzare le note, cioè in realtà un po' questa cosa è vera, però poi col tempo si capisce che non è così, è soltanto un problema di pressione e di posizione della lingua. Cioè io il bending lo posso ottenere sul secondo foro forzando la nota, quindi, oppure posso ottenerla a un volume bassissimo, ma con un volume basso di aria, ma con una pressione sufficiente. Quindi. Senz'altro bisogna fare attenzione all'imboccatura, almeno in fase iniziale. Un consiglio che sento di dare per ottenere le note pulite, ad esempio nel secondo foro, per chi inizia il secondo e il terzo foro, spesso l'impressione è quella di avere un'armonica rotta, scordata, sì. Solo in fase iniziale, ma per familiarizzare con il suono pulito dell'armonica, mi sento di consigliare una posizione inusuale che va corretta in un secondo momento, ma è quello di spostare in avanti, quindi la mandibola supera l'arcata dentale, sì, superiore, in questa maniera, sì, e si crea un condotto quasi naturale e posizionando l'armonica un po' inclinata ci permetterà, almeno in fase iniziale, di poter ottenere il suono pulito. Una volta memorizzato, il nostro orecchio memorizzerà questi suoni puliti, senza sbavature, netti, definiti. Allora
Da lì aggiungiamo il vocalizzo IU per poter ottenere quel suono. Quindi, primo step che consiglio, inarchiamo per chi è all'inizio, leggermente l'armonica, spostiamo la mandibola inferiore in avanti e emettiamo il suono singolo, memorizziamo quel suono. Dopodiché proviamo invece in una posizione orizzontale dell'armonica appoggiata alla nostra bocca e proviamo a emettere la stessa pulizia di suono. A quel punto aggiungiamo il vocalizzo almeno in parte iniziale per sentire questa ancia che va a lavorare nella maniera in cui hai descritto tu, e quindi il bending. Dopodiché esercitiamoci sulle scale. La posizione della lingua è una posizione particolare. Quello che consiglio io è quello di alzare il più possibile la lingua verso l'alto, quindi portarla verso il palato, irrigidire un po' la lingua, puntare con la lingua verso gli incisivi senza toccarli, poi dipende dalla nota che vogliamo ottenere, e portarla più indietro possibile. La posizione della lingua stessa è in funzione della nota che otteniamo. Sono le note basse, ovviamente la cassa di risonanza che dobbiamo ottenere deve essere molto ampia, quindi la lingua va portata molto indietro, quindi sui primi fori in questa maniera ho la lingua molto retratta verso la gola e in alto, e la punta della lingua sta a diversi millimetri di distanza dai denti. Cosa differente invece sulle note soffiate, la posizione della lingua è un po' più avanti, sempre in alto, ma è come se switchassi in una posizione un po' più avanzata, quasi a toccare con la punta della lingua verso gli incisivi superiori e inferiori. Quindi in questo caso la lingua sbatte, si appoggia sugli incisivi inferiori e sempre in alto si sposta in avanti per creare una cassa di risonanza più piccola.